Salve a tutti ragazzi di AlphaTech e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un stile di video diverso. Come vedete siamo con due camere, di cui una probabilmente, non so se è della camera, chiamiamola webcam, non è proprio una webcam, comunque con un mio bellissimo primo piano è settata in grande angolare, quindi forse vedete anche come è appoggiata l'altra telecamera. Tra l'altro in soluzione di prova, non so, spero si riesca a vedere tutto correttamente. E oggi proviamo a fare un nuovo stile di video che finalmente ho trovato un setup che mi permette di farlo in maniera abbastanza rapida, più che altro non tanto la realizzazione del video, ma il setup, perché spesso mi capita di farlo in momenti un po' veloci, nel senso di arrivare lì e essere subito pronto a poter iniziare, quindi se devo allestire 20.000 luci, 20.000 cose diventa tutto abbastanza arduo. Tra l'altro sto usando il microfono, il lavalier, che spero mi aiuti a coprire il suono della stampante 3D, che forse state vedendo da dietro che sto stampando, quindi non è proprio silenziosa. Ma cosa andiamo oggi a fare? Andiamo a fare la riparazione, ma vi spiego in che senso, non hardware, di questo portatile, che durante un aggiornamento di Windows non meglio pervenuto, cioè non so in che dettagli e come sia al suo interno, ha smesso di funzionare. Andiamo a vedere, dovrebbe essere abbastanza carica la batteria. Tra l'altro è un Asus F541U di nuova generazione, ha un i3 6600U, ok, non l'ho mai sentito 6600, 4 GB di RAM, 500 GB di hard disk, un lettore DVD, è uscito con Windows 10, mi sembra abbastanza un classico PC, non diciamo low budget, quel tier in più del low budget, nulla di particolare, insomma, ecco. Ha su però una 920M, mi sembra da quello che ricordo, da quello che mi hanno detto. Adesso poi lo vediamo, comunque è un'Nvidia dedicata. Intanto voi state vedendo l'accensione da questa camera, spero si veda bene, non lo so sinceramente come si possa vedere. Comunque quello che mi hanno detto è che non si riesce ad avviare Windows per un motivo o per un altro, e quindi adesso andiamo a vedere un po' l'errore, se riusciamo in qualche modo a recuperarlo. Altrimenti dobbiamo procedere con, qua ho già pronta la impossibile comandare l'installazione, per installare Windows nel computer in uso e riavviare l'installazione. Oh, ah, forse è un passaggio di versione di build, ok. Niente. Ho qui la chiavetta con Ubuntu Mate, adesso uso sempre Mate, l'ultima versione è sempre per i driver. Solo che dovrò andare dentro il BIOS perché non penso sia configurato. Vediamo se avvia il BT. No, la vedi inizio, ok. Allora, questo è il Mate 1710, perché devo recuperare i dati e esportare via i dati dell'utente. Ok, funziona. Non avevo idea di averla creata in modalità EFI. Vabbè, ora lo so. Vediamo se si avvia, perché altrimenti adesso dobbiamo andare a recuperare i dati dell'utente. Quindi devo collegarli in rete. Recupero un cavo di rete, essere vacante qua dietro, che c'ho un po' di casino, non si vede sicuramente nell'altra scrivania perché ho un computer, ho smontato un PC da retro gaming su cui sto lavorando, e quindi ho un po' di cavi, un po' di CD e un po' di scatoloni qui per strada. Adesso sto cercando di sfilare piano piano. Ok, si è avviato, quindi anzi tutto buon segno. Ok, pensavo di dover disattivare cioè no, bisogna abilitare l'avvio legacy. Poi abbiamo il capo di rete. Qua tra l'altro dobbiamo avere anche il caricatore, sperando la procedura sia veloce, che questo non abbia una fast ethernet ma una gigabit ethernet, e che l'hard disk non sia, vabbè no, è abbastanza nuovo, non dovrebbe avere problemi. Riuscire a fare, ups, mi sono tirato un cavo addosso, riuscire a fare un rapido flood. Ok, mi stanno arrivando le notifiche. Ok, allora, siamo su, si fatica un po' a vedere. Cerco un attimo di aggiustare la camera secondaria sul monitor. Vediamo, scusate, ho urtato, vediamo un po' se riesco a, ecco, la alzo un po', mi avvicino, ecco, forse, aspettate, taglio un po' di monitor. Ok, forse è così, ecco. Così dovreste vedere meglio, vedere anche un po' più di casino là. Ok. Allora, scusate, sto passando tipo davanti sicuramente la telecamera.
Allora, andiamo a vedere anzitutto, un'altra deve essere 1366x768 da quello che sto vedendo. Comunque, allora, montiamo l'hard disk di sistema. E sei grande. Sì, Windows 10 upgrade, decisamente sì. È un problema di aggiornamento di Windows. Allora, user. Non ho aperto la cartella. Allora, users, ok, c'è il nome. Sinceramente non so di chi sia il PC, quindi non so. E in questo momento può essere un nome come un altro. L'importante è che la procedura vada a buon fine. Allora andiamo a collegarci un attimo al NAS. Poi dopo andrò a fare un filtro. Questo fa sempre un filtro degli exe, degli MSI, quindi degli installer, degli eseguibili, per insomma capire la provenienza e cercare di non, uno, di non portarmi, ah no, non serve, posso collegarmi come guest alla cartella backup, posso caricarla come, come guest, diciamo guest oppure guest. Non capisco perché tenti di inserire per far... c'è Windows Share Anonymous? No. L'FTP Anonymous? No, sì, Public FTP ce l'ha. Ma sei con l'account... Guest... Ok, sì, era il passepartout del NAS in caso di problemi. Ui, ci sono un po' di cose rimaste qua. Non fai clic destro in compenso. Ah, dopo con due dita, ok. Questa la chiamiamo chiamiamo questa cartella, facciamo F541 modello del portatile U e mettiamo l'inizio tastiera inglese, scusate, facciamo col trattino, è l'iniziale del nome dell'utente che ho trovato. Allora vado a salvare selettivamente desktop, documenti, downloads, anche se sono vuote per il momento le copio, poi dopo le pulisco dopo. Music, cos'altro c'è? Videos, ho dimenticato photos, che non so dove... pictures, no photos. Ok, perché altrimenti vado a copiare direttamente la cartella e mi va a copiare updata con tutto il bordello che c'è dentro, quindi no. Non vedo adesso, do un'occhiata così, c'è un'altra cartella con dati. Così, no. Ok. Sono 105, ok, 150 giga di dati. È bello quando ti portano questi backup così corposi. Allora, da quanto velocità che sto copiando sembra lavorare a piena velocità, a pieno regime l'hard disk, e la scheda di rete non sembra sia una 100, vediamo poi se mi lo dovrebbe dire. Connection info, no, è una 100 megabit. Bello. È sempre una gioia quando trovo una scheda di rete 100 megabit. Allora io spero sia un problema del cavo, però R8169, andiamo a verificare subito col PC. R8169, vediamo un po', Realtek, ok, no, l'S32 voglio. Ok, vale sapere che tipo di scheda è? Sì, 100 megabit. Oh no, voglio 100 megabit. Ok, vediamo un po', intanto posso riaprire questo, così intanto sto vedendo che la coppia va avanti a, sì, a 9.6 megabyte al secondo. Però riusciamo a mantenerli costanti, questo è un buon segno. 5535 file. Abbastanza, mi ricordo di avere nel frattempo un po' di spazio sul NAS. Non che non abbia spazio, però non voglio rimanere agli sgoccioli, insomma. Vediamo un po'. Dicono sia un bug del driver di Linux. Va bene. Ok. Bene, dai. Ok, allora. Intanto questo avrà un po' di tempo per fare tutte le sue copie. Fatto le rimanenti, spero che vivamente sia molto meno il tempo. Niente, ci vediamo appena tutto questo processo è terminato. Andremo a vedere l'avvio di installazione da rete, in quando andrò ad utilizzare l'MDT, Microsoft Deployment Toolkit, per fare l'installazione da rete tramite il server Windows Server che ho
praticamente qua, una VM sul virtualizzatore che ho. E poi, scusatemi, devo abituarmi a guardare l'altra camera e non quella che mi sta invece registrando direttamente. E poi andremo a configurare, quindi a fare il post install, beh, porta dati, poi voi la vedrete poco, non mi voglio annoiare con ore di video per vedere una barra di scorrimento. E niente, poi vedremo anche tutti i vari passaggi post install, le configurazioni che tendo a fare. E poi cercherò magari di portare questi video, non tanto se la procedura è sempre questa come vedete ora, ma nelle varie situazioni che mi trovo magari a fare, se vi è anche per dirti una situazione di qualche componente, oppure se vi è un'installazione particolare da fare, allora andrò a trattare anche questo nel dettaglio. Tra l'altro qui dobbiamo anche installare la Creative Cloud. Se ricordo bene Photoshop e Premiere Pro, voglio far vedere come andrò ad attivare la trial e poi dopo la licenza non è più compito mio, quindi andrò a usare un account mio sample che uso sempre per installare le versioni di prova, 30 giorni e poi lo disconnetterò lasciando all'utente la scelta di come attivare i prodotti. Niente, questo è tutto per ora, ci vediamo appena questo processo è ultimato. Bene, eccoci tornati, è passato un po' di tempo dal backup in quanto ha richiesto un po' di tempo il backup di 150 giga di dati, inoltre l'ho dovuto fare due volte in quanto non so perché a circa metà del primo backup per qualche motivo si è bloccato tutto e io mi dimentico che devo guardare in quella camera lì. Comunque intanto ho ricollegato il cavo di rete. E ora andremo a configurare il BIOS per fare il boot da rete, che sicuramente è disabilitato di default. Poi andremo a collegarci al server dell'MDT e fare tutta l'installazione. E mi auguro che questo cavo che voi, ok, non state per fortuna vedendo, decide di stare piatto e non alzarsi di 20 km. Ok, allora intanto accendiamolo e andiamo nel BIOS. Siccome non mi ricordo il tasto esatto, però vado con ESC perché questi nuovi BIOS dell'Asus tremendi con la Easy Mode, ne può dire per fortuna ancora non era mai approdata, a quanto pare è arrivata. Dall'ESC si può entrare nel BIOS, mi ricordo se dei vecchi. Non mi ricordo. Tra l'altro poi andiamo anche a verificare che dato che ci siamo probabilmente proverò a vedere se può aggiornare il BIOS, se vi è un aggiornamento. Ci cioè, devo dire che è carino come summary, che dirà delle informazioni sulla RAM, non so se si vede bene, non si vede. Scusate, riposiziono un attimo, ok, questa camera. Spero voi, ok, non stiate subendo troppo. Ecco. Ok, scusate, c'è un bug nel Magic Lantern, mi si ruota lo schermo. Ok, allora, ok, qui dovrò probabilmente, spero che in post-produzione di riuscire un po' a correggere, a rendere più visibile, poi vabbè, magari qua intorno vedrete un attimo male. Purtroppo non penso di essere in grado di. No, in questa fase non posso regolare la retroilluminazione mi dispiace, dello schermo. Comunque, si può vedere la versione del BIOS, processore, totale. La RAM non dà però dettagli purtroppo. La scheda grafica, qui abbiamo una HD 520 e il seriale del portatile. Qua possiamo vedere il pannello montato, l'LCD, la risoluzione, quindi e già si scala correttamente, ma lo facevano anche i vecchi BIOS. Qui vabbè lo stato delle porte USB, dovremmo poterle scorrere tutte, ma io penso di aver no, collegato nulla e nessuna. Gli hard disk collegati, hard disk SSD o varie informazioni con anche il modello, quindi questo posso vedere che è un disco, ok, da 500, ma è un ST, quindi un Seagate Technology, un classico Seagate. La ventola della CPU, questo è utile per vedere quando a volte impazziscono completamente le ventole. La curva termica della CPU, intesa come nell'asse temperatura e tempo, quindi come si muove, scusate, non la curva, quella è più per la regolazione delle ventole, come è sbagliata l'espressione, però intendo come scorre la temperatura nel tempo, in idle ovviamente, e i milliwatt, sì, milliwatt, scusate, millivolt che utilizza il CPU core, CPU V-core, e qua vabbè, dei collegamenti rapidi per mettere le varie password d'utente. Bello, però. Boh, tocca comunque sempre andare con l'F7 e rientrare nel classico BIOS in Advanced Mode. Che l'avrei messo più come un tab io sinceramente di questo del BIOS classico. Senza dover fare sempre avanti e indietro tra Easy Mode, Advanced, Easy Mode. Già non mi piace dei tempi delle schede madri desktop, insomma. Però, allora, innanzitutto vedo che il VTD
e il VTX, quindi la Vanderpool, il Vanderpool è attivo e per il device pass through. Non che il device pass through serva molto in un portatile, più che altro la virtualization a volte può fare comodo. Allora, io devo vedere sicuramente sul network stack, eccolo qua, enabled IPv4 PXE, sì, IPv6, ah beh, ok, disabilitato di default va bene, se non l'avrei disabilitato io va benissimo, in quanto tanto siamo su una rete solo IPv4 al momento, e niente, salvo save and exit, e ora andiamo nel boot order di nuovo ad avviare da rete, intanto il cavo è collegato, link fa, sì, fa link. Eccolo qua, UEFI IPv4 Realtek PCIe. Allora, è una fast Ethernet questa alla fine. Non era invece l'altra volta un bug del driver, è proprio una fast Ethernet. Tra l'altro questo ha Windows 10 e basta, qui c'è scritto, quindi era la versione Core, Home, no, Core era su Windows 8.1, che si chiama Home, comunque il concetto è sempre la medesima versione. Quindi usiamo Light Touch Windows P per avviare l'utility dell'NDT. Non so se si sentono le 20, non penso perché ho il microfono. Board comunque le... Sì, le vendor stanno un po' salendo di velocità, diciamo che stanno un po' accelerando. E adesso qui il tempo di caricare, adesso abbastanza veloce, ovviamente un po' più lento, siamo su, sto guardando 100 megabit, su una rete gigabit, magari sarà completamente gigabit, un po' più di burst, specialmente dopo nella fase di installazione, sicuramente lo noteremo. Quindi Windows 10 Home, ok, cioè, siamo già sull'ambiente 64 bit, non so se avete visto prima selezionato 64 bit, c'è anche un ambiente solo a 32 bit, volendo, ma no, forse il 32 bit non lo dà in avvio UEFI, non mi sembra, no, non so se sia disponibile sinceramente. In dare moneta, forse sono in avvio legacy, non ho fatto caso, so che c'è un'altra voce comunque per le installazioni. Allora, ora vado ad autenticarmi sul server. Ok, ora, vabbè, questi sono tutti i profili che ho caricato io. Allora, questo è Full Creator Update, ho rimosso l'immagine precedente Windows 10 e Windows 10 Home, ok. Allora, poi andrà a tentare ovviamente di recuperare la key dal PC. Allora, questo è un Asus, oh, notifica sul telefono, è un F541U, no, attivo il tastino numerico, non mi sono reso, mi sono accorto, 541U, ok, do not move user data and settings, ok, next. Do not restore user data settings, ok, fuso orario corretto, italiano, 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 sì. Vado un attimo a verificare per sicurezza che il backup sia andato a buon fine prima che l'MDT, Microsoft Deployment Toolkit, decida di... Ah, ok, sì, decida di piallare qualcosa che non deve. Sì, tutto ok. Perfetto. Ok, può proseguire. Ora, vediamo se è ancora bene inquadrato. Sì, si vede, mi sa tutto bianco. Ah, ok, questa cosa cercherò di risolverla magari prossimamente. Magari mi dispiace questa cosa, non riesco. Provo un attimo a regolare la. Ehi, ma non sento di mettere qua bassa. Perché come devo procedere che ambientalmente sia più chiaro? Ok. Niente, non riesco a regolarlo, non posso mandarlo in un completo manuale purtroppo. Ok, comunque, qui mi chiede, è un elenco di programmi essenziali che io ho caricato, sono tutti installati tramite Chocolaty come utility, per modo che con un solo comando fa tutto da solo, il download, l'installazione, e c'è sempre l'ultima versione. Quindi, sia che io lo metto o no, il prerequisito quando vado ad installare un programma automaticamente è settato che lo devi installare, quindi lo va a fare in automatico. Di solito metto programmi essenziali, questo ha un lettore, quindi allora Adobe Reader per i PDF, CD Barra NXP, Chrome come browser, installerei anche Skype, ma c'è un problema col package nel repository, quindi va in errore, quindi non lo vado a selezionare. Thunderbird, Java 8, nonostante sia uscito Java 10 ancora sembra sia la current release LTS di Oracle, quindi ancora si fermi su Java 8. Cleaner, VLC tanto per e WinRAR.
Ok, non vado a installare Office nonostante ce l'ho qui nelle task, in quanto non sono sicuro e quindi poi ho bisogno di una conferma nel frattempo che lo installo, andrò a reperire queste informazioni. Se questo PC hanno già una licenza di Office, la vogliono acquistare e quant'altro, se andrà configurato con magari una suite gratuita come LibreOffice, solitamente da utilizzare LibreOffice. Ora sta ripartizionando l'hard disk, sì, in avvio UEFI, quindi sta facendo la partizione EFI, sicuramente sarà cambiando se non lo è già la tabella partizioni in GPT, e poi inizierà a copiare dati all'interno. Adesso vediamo se questa procedura è veloce, perché molto dipende dall'hard disk e dalla rete. La rete in questo caso, anche se è una 100 MB, dovrebbe essere un problema. L'hard disk non ne ho idea a quanto, nonostante il PC sia relativamente nuovo, mi capita a volte comunque di trovare dei PC con degli hard disk improponibili di una lentezza disarmante. E quindi vediamo. Ora si sì, sta copiando, sta, diciamo, spacchettando l'immagine, che tra l'altro è un'immagine comunque vanilla, in quanto lui sa la non è modificata con il deployment toolkit o con altri tool, l'IK o ADK, non mi ricordo più come si chiami, nell'ultima con Windows 10 ha cambiato nome parecchie volte. È praticamente un'immagine vanilla presa dalle ISO MSDN di Microsoft. E successivamente solo dopo, come task automatizzate, va a installare i programmi, quindi non ha nulla di incorporato, ed è fatto in modo, questa procedura è fatta in modo per far sì che ci sia sempre l'ultima versione. Se no, vedere un po' come le immagini degli OEM quando si vanno ad acquistare computer nuovi, che si trovano software vecchie, versioni veramente vecchie, tocca sempre perdere tempo ad aggiornare. Allora, inizialmente, specialmente con Windows 7, quando ancora non penso fosse neanche uscito Windows 8, utilizzavo questo sistema, facevo l'immagine con i programmi, periodicamente la rifacevo, ma non conveniva per il, diciamo, per il tempo che richiedeva farli, innanzitutto, per i problemi che a volte subentravano, perché come dovevi creare le macchine virtuali, poi dovevi pulire i driver, poi era lungo e laborioso il processo, e poi c'erano queste immagini a memorizzare, che erano magari 40 giga, 20 giga di dati, perché poi c'erano tutte le varie edizioni all'interno e richiedeva veramente un tempo immane, sia per trasportarle sia per archiviarle, quando la ISO alla fine sono 4 giga circa, 4 giga, diciamo, di dati per tutte le edizioni per un'architettura, quindi sono 4 giga per la 32 bit, 4 giga per la 64 bit circa, potrebbe essere anche 3 giga e qualcosa ora, però siccome ci sta in un DVD sicuramente non è più di 4 giga e 7. Quindi è decisamente meglio questa procedura. Infatti, prima posso usare il Microsoft Deployment Toolkit, utilizzavo il VDS, Windows Deployment qualcosa poi con la S, mentre Deployment System, molto probabile, ma non sono sicuro, per fare l'offload di queste immagini, queste WIM, che poi tra l'altro erano relegate a una sola versione, quindi se poi dovevo andare a installare la Pro, magari al posto della home vi erano problemi, non era pronta, dovevo farla sempre a mano, e no, era veramente veramente scomodo. Tra l'altro utilizzo il deployment toolkit sia perché mi permette di automatizzare l'installazione dei programmi, anche se io potrei farlo con un banalissimo script batch ogni volta lanciato a mano, rispetto al VDS, potrei fare la medesima cosa anche col VDS. L'unica differenza è che questo mi permette di prelanciare comunque altri comandi, fa delle operazioni di partizionamento automatico, già mi imposta il nome del PC, crea l'utente, posso fare tutti questi script che veramente mi aiutano e mi accelerano il tutto. Allora, adesso qui sembra procedere un pelo più lentina del solito, quindi ci rivediamo appena ha terminato di spacchettare il sistema, insomma. Ok, bene, scusate il piccolo tram service nella scena, sono un attimo accelerato il passaggio, in quanto alla fine non era così lungo, però se avete visto a un certo punto che sono passato davanti, non c'è più l'altra camera da una parte della clip precedente, perché hey, ho finito lo spazio e quindi su memoria, quindi si è interrotta la registrazione. Nel frattempo, mentre tentavo di riprendere la registrazione, si è scaricato il ricevitore del microfono, quindi sì. Qualcosa non sa da fare con sto video, non capisco cosa sia, ma ehi, non molto fortunato. Allora, intanto, mentre io cerco di riprendere e di rimettere in funzione l'altra camera, ovvero il telefono,
Tanto ha riavviato e sta procedendo al post-install, quindi configurando l'hardware e i driver di base che ha Windows. Quindi ora sta procedendo e poi mi chiederà, ma forse ha loggato automaticamente l'account administrator, dovrebbe iniziare con gli script automatizzati. Bene, ora dovrebbe passare al post install. Mi sta badando un po' troppo nella fase preliminare, ma siamo sempre sul meccanico, quindi i tempi sono giusti, discreti e ovviamente è un meccanico. Ora, se sì, dovrebbe riuscirci, altrimenti cerco di non prendere troppo tedioso il tutto. Dai, ce la possiamo fare. Ok, bene, la fase preliminare è ultimata, ora fa un ultimo riavvio, dopodiché dovremmo trovare, dovrebbe partire l'introduzione di Cortana che si dovrebbe automaticamente skippare in questo metodo di installazione diretta e dopodiché dovrebbe partire la procedura automatica di installazione che è quello che volevo farvi vedere. Tra l'altro riavvierà perché è impostato che dopo aver installato Chocolaty prima di proseguire riavvia ulteriormente un'altra volta giusto per sicurezza, per essere sicuro praticamente non ha problemi, ma siccome non so se utilizza la stessa shell, la stessa istanza di prompt dei comandi per lanciare tutti i comandi, non vorrei che come è stato appena installato il comando non riesca a recuperarlo, quindi giusto per sicurezza ho preferito farlo riavviare. Non sembra essere uno Speedy Gonzales l'hard disk di questo PC, nonostante l'installazione è stata abbastanza veloce la parte di copia, solitamente è lì la parte critica perché queste parti sono molto molto veloci. Quindi non è la prima volta che mi succede, quindi ok, ecco, è partito in configurazione, adesso solo un momento, sto facendo tutte le preparazioni del caso. Sì, si sente molto la testina dell'hard disk, fare seeking o comunque andare avanti e indietro per l'hard disk. Dovremmo averlo a breve. Ora possiamo cercare gli aggiornamenti. Ok, non so se sentite, ho avvicinato il microfono al volo per farvelo sentire, ma Cortana ci comunica che vuol cercare aggiornamenti. Solitamente questa procedura non porta a nessuna installazione perché, come dicevo prima, carico sempre l'ultima build, quindi è su già il full creator update, non mi sono passaggi di build che vuole prescaricare. E solitamente gli aggiornamenti di sicurezza, i patch Tuesday non li scarica in questa fase, ma poi li propina dopo come aggiornamenti regolari. Ora sta creando l'account administrator per il primo uso. E dopodiché adesso partirà proprio la procedura che vi dicevo, che è l'elenco di task in cui incomincia a svolgere, possono essere eseguibili da lanciare, possono essere comandi da terminale, in questo caso sono comandi da terminale, in cui lui va quindi a procedere a tutte le operazioni. Alla fine, come ultimo processo, ha un comando per disabilitare l'administrator, altrimenti di default, se non vi sono particolari configurazioni nel profilo, lui lascia attivo l'account administrator e basta, ma dei comandi sempre da prompt per disabilitare l'administrator e per andare a creare l'account utente generico, in quanto gli lascio solitamente che era sempre tutto generico, in quanto non so alla fine chi sarà l'effettivo utilizzatore finale, a volte capita di non conoscere effettivamente poi le persone a cui fai la riparazione, quindi preferisco allora eseguire e tenere una linea piatta per tutti. Bene. Ha ultimato il processo, questa cosa che adesso col full creator update si apre Edge, non l'individuazione, scusate, della rete. Già la scheda grafica dovrebbe, è stato caricato il driver, probabilmente ce l'ha già a bordo Windows, strano, forse l'ha già scaricato, no, l'ho già scaricato, no, questo telefono è contemporaneo a queste operazioni. Tra l'altro alla fine dell'installazione voglio verificare perché fa veramente strano le performance di questo hard disk. Comunque sta facendo tutti i post apply, sta verificando perché qui ci può essere anche il join a domain,
E poi ecco, parte con l'install application e agli iscritti vedete lancia sotto le solite dice media cosa perché lui va a lanciare dei comandi che in realtà sono memorizzati su un server remoto, l'SRV01 che è il server Windows, ma e dice quindi che in realtà non è possibile avviarlo dal path di rete e quindi c'è dell'errore perché se uno tenta di lanciare un batch remoto non è possibile per una protezione di Windows. Ma non è questo il caso perché alla fine non è un batch, è solo il fatto che si segue da quella cartella perché quella è la cartella in cui, da cui viene eseguito lo script, questa qua dell'MDT alla fine prosegue comunque perché sono dei comandi singoli che ha in memoria che lancia direttamente dall'MDT e non sono eseguiti da un batch, ecco. Niente, adesso qui installerò la cioccolata, farò il riavvio e poi lancerò tutti i comandi per tutti gli applicativi, quindi non voglio annoiarvi ulteriormente, ci vediamo quando tutto il setup è terminato e siamo già sull'utente finale. Bene, come potete vedere ora è terminato il processo, siamo ancora dentro l'account administrator, nonostante già stato disabilitato e l'account utente è stato creato. A questo punto vado a riavviare e attendiamo che il sistema si riavvii e configuri il nuovo utente, ci vorrà un pochettino ma dovrebbe essere tutto molto veloce. A questo punto, come processo di test per capire un po' questo risk se è veramente boh, semplicemente lento e basta, andrò a tirare fuori qua, forse è più a fuoco se la metto di qua. Questa è la mia chiavetta di test dove ho tutti i tools, tutte le utility per verificare vari problemi. Ci deve essere quella diciamo, da Windows, quindi Windows avviato, se no anche da qualche parte ho UBCD, una chiavetta si sì, è qua con UBCD e ho anche una chiavetta che non ricordo quale, con memtest, col passmark memtest free. Perché ho visto che il memtest x86 plus su alcuni sistemi mi dava dei problemi di riconoscimento delle memoria, non si capiva se si bloccava perché non riconosceva bene il sistema o cos'altro, visto che il passmark funziona bene, alla fine partono dalla stessa base, cambia solo che uno poi è cresciuto come prodotto commerciale, l'altro è una soluzione free a tutti gli effetti, o comunque anche passmark free per l'uso che ne faccio va più che bene. Allora, sta configurando l'utente, e dov'è? Posso già inserire la chiavetta. Dopodiché allora andiamo a vedere innanzitutto, anzi lo faccio sul mio PC se voi non lo vedete, vado a vedere sul sito Asus, spero di trovare, a volte succede che con dei portatili non si trova la referenza, 541U, ok, sul sito Asus, Asus, ovviamente, non si trova, perché? Non c'è sul sito Asus. Ok, questo è un po' strano, può succedere ma è un po' strano. Cerco un attimo il model number sotto completo. F5UJ. Ecco qua. Vediamo se così migliora. Non cambia assolutamente niente. Ok. Vediamo se riusciamo a recuperare Asus Update. No, ok. Allora, scusate che sono andato fuori visuale. Allora, laptops, Power Series, All, F, F5, 55, 554, 541, UJ. Toh, c'è. Ma perché non me lo... Esiste, F541, UJ, variante. Ma allora, perché prima non me lo trovo? Ok, abbia qualche problema con le ricerche. Comunque, l'ultimo PS è il 302, che è quello che già è presente, quindi niente. Danno i driver del touchpad, ma sono sicuro che Windows in questo momento li abbia già in qualche modo scaricati. Ora verifichiamo. No, ok. È un... Ah, perché c'è okay, il software Asus che però è stato scaricato questi driver delle ME che niente fa. Niente lì ha già su. E non è... Ok, questo è lo Splend Video, sì. Fa comodo in quanto non viene scaricato in automatico da Windows. Server video non c'è bisogno. Nvidia, ma questo... Ah no, questo è Nvidia, scusate. Ecco, nel BIOS me la mostrava. Mi ero dimenticato, però mi sembra di averlo detto all'inizio video.
driver audio, mi sembra che li abbia già presi. Ok, no. Ok, l'unica cosa è lo Splendid Video, mi sembra di capire. E i driver del touchpad se non li pesca automaticamente Windows. Allora, prima di far partire Windows Updater e vedere che driver mi recupera, dovrei fare anche altre configurazioni. Andiamo un attimo al pannello di controllo, che se no l'UAC mi stressa l'anima. Ho aperto il calendario per errore. Allora, icone grandi, blocchiamo questa barra che è fastidiosissima. Siamo a compagno all'università perché mi sto letteralmente accecando, non hai driver video. Ecco perché, e non si regola la luminosità, che ci... no, c'è video, mi sto diventando cieco, anche voi, cioè, anche in camera si vede abbastanza male. Allora, togliamo l'UAC, che tanto è più il fastidio che l'utilità. Gli avvisi, via. Perché poi andremo a togliere il firewall e due fastidi. No, sai che il touchpad non ci sono, a vedere come si sta comportando. Ok, questo l'abbiamo tolto, così tanto l'UAC non ci vediamo. Mi porto avanti disattivando anche il firewall. Ok. Allora, andiamo qua sui tools. Ah, faccio anche la modifica. Mi si deve aprire su questo PC che è molto molto meglio. E via la cronologia. Ok. Allora, PC, un'app è stata, ecco, che sta ripristinando tutti i programmi predefiniti, ma poi torna posto appena apro Dobreader. Mi devi mostrare le estensioni, grazie. Crystal Disk Info, abbiamo un Crystal Disk Info di questo hard disk. Non si vede, mi sa proprio niente. Vedete, la metto a favore di camera e migliora un po', no? No, il disco è in buono stato, 500 giga su SATA 600, quindi... Ok. È stato acceso 525 volte, ci sono solo 540 ore, quindi no, abbastanza nuovo. Ah, voglio fare un mark, magari forse è solo una mia impressione. Si prova solo un tester sequenziale, ma... Ok. Probabile che... magari sia semplicemente abituato a qualcosa di più veloce. E a volte fatico a distinguere veramente, infatti quando i dischi hanno problemi o è tutto normale. Ok, intanto questo sto andando a recuperare Windows Updater nel frattempo, senza farlo partire, che sennò mi fa il saltest. Ma intanto apro impostazioni di Windows qua. La preparando. Dai, ce la puoi fare. Sì, ce la puoi fare. Oh no, l'ho visto adesso. Si era selezionata la periferica E, quindi stava tentando di benchmarkare la chiavetta dalla chiavetta, non si stava bloccando. Ok, ora sta partendo la preparazione. Ora ha senso, eccolo. Ora sto facendo i primi test di lettura sequenziale. 100, no, 111, perfetto. No, è apposta, sta giusto per, vediamo il bright, ma non penso vi sia tanto da dire. Ci metto una mia parvenza magari, perché sicuramente la scrittura randomica non è così efficiente, quindi mi sembra particolarmente più lento. Ok, no, 112, 108, va bene. Grazie. Ok, a questo punto andiamo a lanciare Windows Updater e vediamo che cosa ci trova. Adesso sto sicuramente un po' da lavorare. E nel frattempo però posso usare Chrome, preferisco. Allora, ho trovato le definizioni di Windows Defender, va bene, poi tanto... Oddio, che posso anche non sostituirle, sinceramente, non vedo la necessità. Posso anche lasciare Windows Defender. Vi sono programmi con cui sembra conflitto, dare conflitto. Allora, aggiornamento, 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 aggiornamento. E piano, piano, piano con l'aggiornamento di seguito. No, sono tutti aggiornamenti, quindi devo andare a scaricare i driver.
Asus e i driver Nvidia. Ok, quindi se Chrome ci viene in aiuto. Mi apre una sessione in incognito, grazie. Allora, asus.com. Allora, support only. Cercando di copiare F541UJ. Ho missato, sì, una P. Decisamente mancato una. P support only F541UJ e ok, eccolo qua. Funziona, io non capisco quale sia stato il problema per cui prima non riuscivo a trovare tutto quanto. Allora, scarichiamo il touchpad e scarichiamo Splendid Video. Tanto mi sembra che c'è altro forse, perché ti vedo che c'è un show wall. C'è anche iSound, va bene, ecco che c'è un utility Asus, sono comode alcune, quindi no, live update si chiamava l'utility, ma non l'ha installato perché a quanto pare una volta formattato un PC Asus smette di funzionare, non ho mai capito il perché tutto ciò. Ok, quelle utility intanto le ho scaricate. Andiamo sul sito Nvidia. New tab, grazie. Ok, sto combattendo un po' col touchpad che non si comporta come. Dovrebbe essere una 920M, comunque una serie 900 mobile. Quindi scarichiamo i driver opportuni, ma probabilmente sono gli stessi delle 800 e quant'altro. Allora, 900. No, 800, scusa, ho sbagliato. Su, 900M series. 920MX supponiamo, mi ricarichi cortesemente però in italiano, grazie. Start search, ok, last. Bene ragazzi, finalmente siamo tornati con l'ultima parte. Ho provato a muovere l'angolo della camera qua laterale e mi sembra decisamente migliore. Vi lascio comunque adesso a vedere. Comunque finalmente sono installati i driver grafici, quindi riesco comunque a regolare un po' la luminosità dello schermo. Allora, una cosa che ho dovuto fare in più rispetto a prima è che ho dovuto installare anche i driver dell'ATK, l'ATK package, che non era non l'avevo considerato in precedenza perché ho ipotizzato Windows e lo installasse da solo come sui tra virgolette PC più vecchi, ma a quanto pare non è troppo nuovo ancora per averlo in database Windows. Allora, in questo momento vado un attimo a configurare al volo le app predefinite spostando il browser, quindi impostando Chrome come predefinito e quant'altro, cambiando anche la posta, lettore musicale, lettore video e browser. Ok, ora mi sono informato sul fatto della suite d'ufficio e devo andare ad installare LibreOffice, voglio una soluzione gratuita, ben felice di poterlo installare e quindi niente, sono sul sito di LibreOffice, come state vedendo si vede bene, sono veramente felice di questa inquadratura, sto scaricando la LibreOffice 6.03 che è praticamente l'ultima cosa che rimane in quanto questo PC poi rimarrà con l'antivirus di serie. Qualche volta quando so che c'è qualche problema che può creare problemi vado a installare Bitdefender Free, ma diciamo che va abbastanza bene anche quello di Windows, se non si ha particolari conflitti o problematiche. Ok, sta scaricando, ci siamo, il download è quasi ultimato. Ci siamo, 0 secondi rimanenti. Ho comunque già aggiornato, già installato i driver Nvidia, come si può vedere da qua giù, non so se si nota, dal tray, tutto aggiornato, tutto a posto e niente. Ho sempre qualche problema con l'accesso randomico
del... Scusate, sto fissando il microfono prima che mi caschi. Con l'accesso randomico a disco, ma non riesco a capire cosa... Cosa possa essere la causa, sinceramente. Cioè, sicuramente l'hard disk, la qualità dell'hard disk, però non pensavo così, cioè, diciamo, così trascendentale. Non posso tornare a eseguire come continua l'installazione per il sistema operativo. Ok, non so cosa tentando di aggiornare, ma intanto riorganizzo un attimo l'icona sul desktop, questa poi vedo l'icona, ok. In questo momento sono abituato al ThinkPad, quindi sto un po', diciamo, rimpiangendo l'assenza del track point. Probabilmente molte di queste operazioni le faremo in maniera molto più veloce ormai per abitudine, non per... perché alla fine è tutta un'abitudine al tipo di puntamento. Non ho mai notato eccessive differenze. Ok, questo qui. Poi faccio una pulizia preliminare con un ciclinare, riporto dentro i dati, ma poi questo lo vado a fare tutto off-camera. Adesso voi non vi interessa, insomma, che stia ricopiando dentro 150 giga di dati con una fast ethernet. Arg! Cioè, la USB Type-C, penso anche 3.1, ok? Quindi, tecnicamente può copiare più veloce dal USB di quanto possa fare dalla rete. Questo momento vale veramente... Non ce l'ho più, purtroppo, avere la scheda di rete, una scheda di rete USB Type-C. Gigabit da collegare per usare quella, perché accelererebbe veramente tanto la copia dei dati. Comunque, ok, qui sta ultimando l'installazione, ha già creato il collegamento sul desktop nel posticino che gli avevo lasciato. Ecco, deve installare il C++ redistributable, che per qualche motivo non è presente, ecco perché. Io devo riavviare anche, ma vediamo se intanto parte, così concludo il video. Tra l'altro posso cancellare, non serve più l'installer della 6.0.3. Ok, bene, LibreOffice è qui con noi più o meno. Dai, non ti impallare per aprire LibreOffice. Ok, abbiamo qui con noi LibreOffice. Bene, quindi questo video di working on sull'installazione, un po' la configurazione molto basica di questo PC è tutto. Ci vediamo adesso in un prossimo video. Sto in questo periodo sto molto lavorando con PC da retro gaming, quindi vi è la possibilità che appaia qualche video su questo genere, più o meno come su questo, però un po' più dettagliato su magari su un PC magari da retro gaming, configurazione, sostituzione, riparazione, poi dipende. Probabilmente in quel caso non sarà in dual camera, un po' anche per accelerare la produzione, altrimenti questi video richiedono veramente tanto di editing, sincronizzazione, oppure a volte anche di preparazione, devo settare tutte le camere, poi magari qualcosa non va come deve. Tra l'altro io ho la fortuna di aver avuto da tanto tempo questa 600D. L'unico problema, nonostante è una entry, cioè non è una entry di basso livello, diciamo comunque una macchina discreta, è la sfortuna di avere l'autofocus. Quindi spesso mi capita di dover ricordarmi di guardare, perché magari un video finisce fuori fuoco, specialmente quando sono azioni in movimento, tipo magari io che smonto un componente su un computer, diventa un po' elaborata la questione. Quindi sì, probabilmente lo farò a singola camera per sì, trovarmi un po' meglio. Adesso vedo, potrei anche farlo col telefono in caso voglia andare di grand'angolo. A dire la verità, ho anche, e potrei provare, il problema rimane il microfono, torno insomma per registrare il microfono, perché sennò io ho anche, faccio vedere, ho anche la Gear 360, quindi potrei fare semplicemente utilizzare un'ottica singola e fare un panoramico, tanto posso montarlo sempre sul cavalletto. Anzi, penso che propenderò per provare questo sistema alternativa, purché trovo un sistema per registrare il microfono. Quindi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace. Se avete domande, quesiti da porre sui sistemi che ho utilizzato, volete un approfondimento su qualche parte che ho trattato, non esitate a farlo nei commenti. Questo suggerimento ben accetto, sia sulla realizzazione dei video sia sul contenuto. Se avete proposte per i video, non esitate a sempre scriverli nei commenti. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea per AlphaTech.